Ciao ragazzi, bentornati sul canale di Fumetti Matti, sono Angelo sul futuro. Finalmente è qui. Credo vi siate leggerissimamente accorti che è cominciato l'anniversario, eh? Mamma mia, ragazzi, veramente troppa roba in un solo colpo. Stamattina c'è tanto di cui parlare. Comincia la celebrazione finalmente. Parte 1, quindi ci sarà ancora tanta roba da avere con molta calma. E cominciamo con 27. Attenzione, 27 eventi. Partiamo. Abbiamo chiaramente il login bonus. Poi abbiamo le missioni. Abbiamo delle missioni speciali che sono dei piccoli obiettivi da completare che ci garantiranno delle monete, di scambio e anche tanti altri premi. Abbiamo la campagna Facebook del desiderio di Polunga, bisogna andare su Facebook e scrivere un commento particolare che, proprio sotto al post della pagina Facebook, poi magari ci ritorneremo, forse. Abbiamo i pacchetti scontati delle Stone, non mi voglio soffermare su questo, ma vi segnalo che c'è il pacchetto con la Dragonstone viola che ci garantirà un Neogod, quindi almeno questa volta non hanno messo la Dragonstone viola in un pacchetto di Pilaf molto conveniente. Abbiamo il trailer cinematografico diciamo di questo anniversario, che in realtà abbiamo già visto sul canale qualche giorno fa. Ecco qua il bannerino del terzo, de del diciamo de della Stone viola, che ci permetterà di prendere un Neogod leader. Poi abbiamo la Stone rossa, che stamattina ci è già stata regalata con il primo login. Poi magari faremo un video a parte su chi prendere, altrimenti ci dilunghiamo troppo. Ecco, parlando di pack di Pilaf, c'è questo obbrobrioso pack di Pilaf con la Stone blu che secondo me costa un po' troppo per quello che offre. Peccato. Abbiamo la campagna della stamina consumabile, va bene, che ci permetterà comunque di prendere questo Goku che abbiamo analizzato ieri. Poi, desideri di Polunga, bisogna completare e prendere le sfere, dopo vi faccio vedere come si prende la prima. Poi è stata modificata la batch del Friend Summon, che stavolta ci darà la possibilità di trovare addirittura i Grankai e altri bonus. Ottimo. Premi nel Baba Shop, ritornano i PG celebrativi, sono puramente da collezione, alcuni potrebbero essere utili per farmare l'assa, tipo il Goku Blu, però fondamentalmente sono PG da collezione, magari li vedremo, ma non c'è molto da dire. Poi, ottimo, ogni giorno sarà aperto. No, sì, ogni giorno saranno aperti le vendite dell'orbe e nel weekend aperti tutti. Fantastico, tra l'altro li ho già farmati. Arriva lo story event di Gohan, perfetto. Il Gohan che abbiamo visto nel video di ieri. Mi raccomando, mettetevi sotto, farmatelo, fatelo full ability. Poi c'è questo evento speciale che una volta al giorno ci dà del rank extra e ci dà i coin da scambiare nel Baba Shop con i relativi premi. Ah, le boss rush nuove, che chiaramente se riusciamo in giornata vedremo anche sul canale. Il Dual Dokkan Festival tanto atteso, che però parte chiaramente da domani mattina. Basta, non mi asfissiate con questa cosa di quando esce. Chiaramente c'è sia la versione normale sia la versione scontata per le prime 300 ore, che praticamente ci darà la possibilità di prendere addirittura i ticket dopo le scontate, che è solita meccanica, ragazzi. Poi ci torneremo domani mattina e vedremo cioè precisamente come si fa. Abbiamo i due nuovi Dokkan Event per Gogeta e Vegito. Poi torna lo story event di Broly.
cos'è questo? Non ne abbiamo già parlato, non è la stessa cosa di prima. Il desiderio di Polunga, scusate. Non questo. Questo, era questo. Quindi sono due eventi diversi, perfetto. Altri desideri di Polunga, incredibile. Ah, ecco il mazzatone, ragazzi. Tutte le bacce colore che ritornano settimana per settimana. E stavolta, oltre agli Eldercai, ci danno pure 3333 orb dedicate per ogni batch. Carino. Anche i pigeon rate up a sto giro sembrano essere un tantino meglio, tranne quella tech, anche se all'interno della tech ci sono sia Black che Gowell R, ma va bene. Ah, nell'STR c'è anche in rate up top, interessante, peccato che arriveremo a queste batch colore senza storm. Poi, stamina, non stamina dimezzata, perdonate, il timing di recupero stamina è diminuito da 5 minuti a 3 minuti. Perfetto, abbiamo l'esperienza quadruplicata nelle quest, abbiamo il successo quadruplicato anche nell'allenamento e chiaramente abbiamo la roba scontata nel Baba Shop. Facciamo giusto che vi faccio vedere come si prende la sfera di Polunga di oggi. Allora andiamo sulle sfere del drago qui, alla sinistra della scritta Event. Allora, adesso abbiamo la possibilità di skippare con la freccia qui, possiamo sia andare da Sharron che da Polunga. Ovviamente quelle attive adesso sono quelle di Polunga. Clicchiamo sulla prima sfera qui e ci dice esattamente cosa dobbiamo fare per ottenerla. Ovvero dobbiamo allenare un PG. Quindi ne approfittiamo, vi faccio vedere anche la summon nuova della friend. Eccola qua, nuova friend summon, aggiornatissima, freschissima. Speravamo tutti in una nuova LR, ma fa niente. Facciamoci questa friend summon insieme e alleniamo un PG a caso e prendiamo la sfera di Polunga. Addirittura Super Saiyan. Super Saiyan 2. Ok, tutto regolare. Tutto, skippiamo velocemente, ok. E adesso teoricamente come bonus ci dà, ah, ci ha dato delle friends, dei friend point extra. Ok, so, i premi sono randomici. Ok, i premi sono randomici per quanto riguarda le friend summon. Va bene, carino. Andiamo ad allenare un PG qualunque, direi di allenare tipo questo Goku che mi può sempre servire. Ah, stamattina abbiamo preso le 5 copie fantastiche di Goku Super Saiyan 3. Vediamo se allenandolo riusciamo ad ottenere la sfera. Ok. Oh, ecco qua, sfera ottenuta. Semplicissimo, ragazzi. Perfetto. Per curiosità, torniamo sulle sfere. Ecco, per il momento non ci segnala le altre, quindi ogni giorno torniamo qui e vediamo come si prendono le altre sfere, tranquillamente. Vabbè, ragazzi, diciamo che questo video è durato anche troppo. Ci ritorneremo in una live con molta calma perché veramente sono troppe cose da dire. Grazie di aver visto questo video. Vi rinnovo per più tardi dove sicuramente vedremo un attimino la boss rush nuova e ci analizzeremo con calma tutte le altre cose. Farò un video giusto per consigliare a chi me lo sta chiedendo cosa è meglio prendere con la Aston rossa. Forse è la cosa migliore. Ragazzi, buon anniversario anche a voi. Mettetevi sotto, farmate che sono veramente troppo. C'è un sacco di cose da fare. Farmate tutto, mi raccomando. Non vi lasciate scappare niente. Andate soprattutto nelle missioni. Andate nelle missioni, è importante. Così ve le leggete voi stessi le missioni da fare. Se c'è qualcosa che non riuscite a capire, magari mi scrivete, no problema. Andate nelle missioni, ve le leggete e andate a risolvere tutto. Questo è importantissimo.
Vabbè ragazzi, vi ringrazio della visione di nuovo, vi rinnovo per più tardi con un altro video, altrimenti ci vediamo domani o in live. Un bacione dal vostro amico Angelo Masuro, il futuro. Buon anniversario a tutti. Farmate, farmate, farmate.